Ciao a tutti, siamo qui con Silvio, ormai conosciutissimo, accompagnato da Mozzo, che è tornato adesso dal mare. Compie gli anni, quindi è il suo compleanno, quindi auguri. Grazie. E per il giorno del suo compleanno ovviamente non poteva che vincere ovviamente il mazzo Panda. Esatto. Pilotato da Silvio questa volta però, del Darkstorm Team. Dov'è? Primo posto, guardiamo che bella coppa. Ah, bellissimo. Ringraziamo anche Riccardo Gardi, giusto? Per esatto, questa coppa. Esatto, anche Shuffle the Gaming come organizzazione. Perfetto. Adesso vediamo la lista, che è molto più strana di quel che si possa pensare. Vediamo che cosa ci farà vedere Silvio. Diciamo che in realtà inizialmente era una cosa un po' diversa, è stata modificata un po' anche attraverso le idee anche di OTS World, di Giorgione anche, e Berta, che adesso non è qui tra noi ma lo ringraziamo, e più che altro il giorno prima, infatti, giocando un po' con Mozza abbiamo cambiato un po' di cose e ho proprio detto: senti Mozza, montami te una base di bug, poi il resto ci mettiamo qualcosa. Quindi in pratica la lista sarebbe quella di Mozza, diciamo, montata insieme, sì. Un'idea e mezza idea. Okay. È fatta apposta per Inside, però vedrete. Intanto partiamo dai Panda, ok? Che mi ci sembra giusto. Allora, questo faceva parte del primo premio. Allora, il Panda, che comunque sono la carta principale del mazzo, sì. Due perché ne avevo due. No, due perché se volevamo dare un senso a quello che era il side, non potevamo strafare con le carte di main, quindi due dovevamo accontentarci. Ok, due Panda comunque è perfetto. Sì. Poi partiamo con le starter invece. Sì, quanti ne giochi? 8 starter, esatto, perché noi ci approcciamo comunque dal Yugi standard, dal formato standard, quindi sì. Noi giochiamo con quindi Barn, diciamo che può vantare 8 starter. Ok, vediamole. Allora, tre ratti, sì. Sangan, il vittore più forte del gioco, Morphing Jar e Cyber Jar. Ok, queste poi, direi devastanti quando risolvono, hai vinto la partita praticamente. E poi ovviamente anche le altre due starter che devi sempre avere in mano. Prima di tutto devi gli 8 mostri starter. Esatto, per tutti i mostri comunque prima dovresti tutte le carte starter prima le devi settare. Ok. È proprio la regola del mazzo, se no non funziona. Infatti queste si settano tutte 8. Esatto, certo. Questo qui prima di attivarla sempre, mi raccomando. Vedrete anche nel feature, giusto? È combo base del mazzo. È combo base. Santo cielo. Vabbè, Lily. Sì. Tribe. Breaker. Exilent, sognano più del mazzo. Certo. Non sempre per allacciarci al discorso del side che poi vedremo. E questo è il motivo per il quale tra i mostri non si vedono alcuni determinati mostri che di solito si giocano. Tra cui ad esempio Cinetico, Descoala o il 2006 di difesa. Gardner. Quindi non ci sono altri mostri perché per fare poi gli swap che andremo a vedere le carte erano contate, quindi il massimo di mostri che potevamo mettere erano questi. Ok. Poi magie? Magie? Sì. Non starter, però tutti comunque tu l'importante per fare danno per andare in velocità. Tempesta Tifone. Anche perché diversi giocano deck di main, spade, i limiti, i tronade, due, sì. E nobiluomini, anche questo per un discorso di side, perché a volte si poteva giocare un nobiluomo, si poteva giocare in incontro e altre cose. Che anche questa non sempre si gioca, in questo caso abbiamo scelto di giocare. In questo caso è stata una delle carte più forti, cioè, come magia, una delle più forti. Soprattutto per il post side. Sì, esatto. Poi di trappole invece. Ok, quindi tenevo Jama. E Ger Vencent Nacen Spenen, non so come si. Ok. E level 2. Arma segreta. Sì. Gli spari. Gli spari, esatto. Ruota incubo 2. Mirror Force, che non so se hai giocato di meno in realtà, però attraverso. Di solito non si gioca. Però per il post side comunque per dare l'opportunità al side di avere uno spazio in più, perché questa comunque se non la giochi di main la giochi di side, visto che di side avevamo bisogno di altri spazi abbiamo dovuto inserirla di main perché non si poteva cattare. Questo side sembra la cosa più incredibile del mondo. Esatto, facciamo un sacco di hype. Ok. Allora, Ring, la trappola più forte del gioco. Il gioco. Fuoco, uno spalino che mi sono dimenticato. Gioco in bar. Esatto. Sì.
Il Gravity Bean in realtà ne aveva messi due, però certo, l'ho dovuta mettere, l'ho messa uno. Inizialmente erano due ratti e una di quelle. Ok. Ho messo tre ratti, forse posso rimanere tre ratti, invece questa qui giusto, molto spesso no. Adesso vediamo questo mistico, sai? Ok. Allora, prima guardiamo l'ex. Prima il Fusion Deck. Fusion Deck. Fusion Deck. Allora, esatto. Drago Mirage, Drago Mitraglia. Una. Sì. Carbonara Warrior. Sì. Me ne passo. Okay. Va bene. Ok. Visto che la gente metteva magari, non so, Tigri Wangu, o comunque metteva Walk Mistico. Esatto, Decreti Reali o tutte queste cose, spacchini per mangiatrappole, no? Abbiamo bisogno di fare una cosa di anche Walk Mistico, esatto. Quindi andiamo a tributare un suo mostro per guadagnare delle vite, no? Quindi il mostro che va in campo non era più in campo. Sì. Di conseguenza, allora, intanto ho fatto da questo. Sì. Vabbè, quindi anche io ho detto gioca anche io Walk Mistico, se non vuoi battere. Wow, incredibile questo sai. Okay. Esatto, no? Ok. Carta più forte del side ora? Chiaramente mai messa contro nessuno. Esatto. No, è un talismano, insomma. Esatto. La carta più forte in barn. Esatto, il decreto reale. Esatto. Se non puoi batterli. Esatto, capito, sempre con tutte le trappole. Ma questo cos'è? È una touch segreta di Castaldo? Sì, anche Castaldo, esatto. Il campione regionale. Ha preso spunto da Castaldo. Da esatto. Vabbè, certo. Ok. È inaspettato. Esatto, aspettare, stare per trollare. Okay. Esatto. E ora? Allora, visto che mettevano, dicevamo, Walk Mystic, che tributavano i loro mostri per guadagnare vite, serve qualcosa per fargli danno, per usufruire di questo vantaggio. Esatto. Quindi, Gorilla Berserk. Ok. E questi quando li mettevi dentro? Quasi sempre, nel senso che se c'è il buff in genere che mi mette, che vuole mettermi pressione con i mostri, ad esempio Warrior, sì, andiamo a mettere sempre queste e anche queste magari. Li metto magari su. Quindi sera. Questo side andava solo contro Warrior? Non proprio, diciamo che quasi tutti, tanto mettevano Walk Mistici, mettevano spacchi di mangia trappole, mettevano Tigri Wang, mettevano Dastornado. Quindi alla fine quasi tutti rimanevano. Mangu molto certo, buona comunque contro Berserk Gorilla. E anche comunque Gigantes è una buona out a Wangu. Sempre buona Wangu in questo caso. Esatto. E, allora, diciamo ricordiamo che comunque è un cambio mazzo. No, giusto per farlo capire, magari non sia. Sì, forse non sia. È uno smoke screen, dai. Esatto, e questo infatti mi ha permesso di vincere molti game contro gente che magari teneva ancora nobili uomini, tenevano, ha messo tutte quelle carte lì che in realtà contro di me erano inutili. E inoltre anche un'altra carta importante per il side che è non so che abilità, il Dream, che non sappiamo per quale motivo la sera prima ci siamo resi conto che nessuno sta giocando. Allora, Dream non è mai stato giocato e abbiamo capito il perché. E comunque, l'esempio più bello la mettiamo contro Ter. Ho dovuto spiegare a Silvio in un secondo che chi gioca Ter gioca anche Decreto. Chiaramente il giorno dopo me lo dice. E chi sta sideando contro Barn penso tenga Decreto. Quanto meno di side comunque. Quindi lui voleva inserire una trappola contro Decreto. Quindi vabbè, ha vinto il torneo. Quanto sta che comunque Skill Drain. Come dice la coppa. Skill Drain assieme. Quindi non sempre conta fare le scelte giuste, abbiamo visto. Ecco. In GOT no. Beh, diciamo che comunque Skill Drain è una carta che nega i flip, impedisce a Forzato Goblin di andare in difesa. E mi ha aiutato ad esempio contro il basso flip. Specifichiamo che è fortissima perché post side, se tu becchi Barn, di solito tendi a togliere i Dust Tornadi, i tifoni. Quindi aggiungere uno Skill Drain e togliendo i parini, praticamente questa carta dice fatemi i Dust che avete messo. Quindi molto forte. Vabbè, è un mostro da libero di non giocare, questa figurina fortissima anche lui. Okay. Che è stata suggerita da Berta. No, esatto. E che si è rivelata molto utile. In realtà, ti giuro, è stata, cioè, è una carta importante, lo stesso quando mai cambia il mazzo, perché se uno veramente ti era di spiega più. Cosa è successo con quella. Allora, purtroppo molto spesso mi è successo che mi facessero tifoni dalla mano, mono out. No, spiega con Mobius.
è l'unico game, l'unico match, primo match del torneo che sì. Io ho detto già, a parte che allora con Barn non si aspettava che gli sideassero Mobius. No, non è sideass, ecco, e questo è quello che forse non è passato. Allora io inizio il mio torneo con Barn e dico adesso gioco Barn, quindi il matchup di solito è positivo, la gente non ha niente contro di me. Le prime tre carte che ha tirato il mio avversario il primo match del torneo sono state... Non parlavo di quello, parlavo del post side. No, io intendo quello lì, ok, però lì è successo proprio di main, è successo che mi ha fatto Mobius di prima spaccando e aveva decreto, mi ha fatto Mobius brain cost. Sì, ma lì non avevi decreto. Skill drain. Sì, avevo skill drain. No, ok. Okay. Io volevo che lui raccontasse un aneddoto importante, perché sennò ci prolunghiamo quello troppo. Lui ha sideato questo, uno gli ha fatto Mobius e lui si è reso conto che se avesse negato Mobius avrebbe perso la partita perché non c'era un solo mostro nel mazzo superiore a 2004, quindi si è lasciato spaccare la skill sideata da Mobius. Andiamo avanti. Vabbè, okay. È un aneddoto interessante comunque. Vabbè, comunque è fortissimo, giocatore. Salutiamo Tommy. Ok, va bene. Però, a parte qualche scena imprevista nel post side, così sì. È stata una bella scoperta sto mazzo. Vabbè, e a parte questo, il primo match l'ho perso e dopo tutti gli altri match tutta la giornata li ho vinti, quindi vabbè, è andata bene. Che ha scoperto l'utilità di e poi non è mai più entrata. No, è perché il concept del mazzo iniziale era, io giocavo il mazzo prima, provavo il mazzo che era terra agro, come lo chiamano adesso, agro heart, quello lì, e sei davo Barn e si rendeva conto però che il game 1 non lo vinceva neanche facendosi la mano. Esatto. Quindi ha detto forse conviene non giocare questo mazzo e a quel punto ha messo Barn, che di solito Barn in game 1 potrebbe vincerlo in esatto. Teoria questo... e se danno queste cose la gente veniva, gli piovevano addosso degli animali e a chi, quel te, punto... chi te l'ha suggerito di mettere Barn di main? Questo TS World mi ha fatto notare che effettivamente Barn poteva essere meglio in game 1 e che invece... comunque era una cosa difficile da comprendere secondo me. Beh, vabbè. Silvio non c'era arrivato ad esempio. Beh, Silvio non arriva in tante cose però... Vabbè, diciamo che Silvio non è che gioca troppo a gold, esatto. Quindi, però dobbiamo comunque vincere il più possibile in tutti sì. I formati e giochiamo in tutti i formati, che sia gold, che sia Edison, che sia... Anche perché una delle caratteristiche positive di Silvio è che ascolta. La velocità. No, ascolta. Sì, no, pensavo alla velocità nel giocare. Ascolta e nonostante sia forse il giocatore con più esperienza insieme a te, Mozzo, qui, sì. In assoluto, ascolta anche invece chi è più giovane di lui, ma anche più quindi questo è sinonimo, inesperto. È sintomo di umiltà. Esatto. E voglia di comunque... crescere e non smettere mai di imparare. Esatto. Questo è un messaggio positivo un po'. Imparando dagli errori, che sono tanti, ma imparando. Esatto, infatti Silvio ha anche imparato un'altra cosa stamattina. Ecco, infatti dicevo che il torneo è partito male, no? Che ho preso il primo match subito così. Sì. Dal mazzo con cui tipo stavo peggio di tutti, ok? Però in realtà è partito male in generale nella sera prima, perché mi ha fatto tardi e era un primo proprio che diceva no, beh, non andiamo domani, dai, basta, io non mi va, poi dai, è tardi, bisogna fare tardi, presto, poi dobbiamo svegliarci presto, sulle 7:30, subito partire, e non ho assolutamente voglia. La mattina stessa, infatti, mi chiamo TS World alle 7:20 di mattina, io sono disintegrato, che rispondo come uno zombie e dico proprio... Comunque specifichiamo che questo è diventato un podcast e non una profile. Sì, la profile è già finita, se uno si è rotto sì. I coglioni è... Cioè, se volete tagliare, potete tagliare, è un podcast, quindi... Okay. Vabbè, comunque diciamo che è partita malissimo dalla sera prima, la mattina pure, sono arrivato lì a prenderli in macchina perché ho detto che avrei fatto una macchina, ed ero proprio incazzatissimo e smaronatissimo, non avevo assolutamente voglia. Allora, mentre ero lì a fare benzina con TS World... Perché mi sta raccontando questa cosa? No, me l'ha chiesto lui? No, è perché mi ha fatto notare una cosa, mi ha detto che... Questa è la parte premium. Io mi sono avvicinato con tranquillità, sì. Sono andato da Silvio. Mi ha detto guarda che delle volte le giornate che partono peggio finiscono bene. Se ci credi, se vai avanti,
e possa finire nel migliore dei modi. Quindi ragazzi, credeteci sempre e non mollate mai nella vita, quindi sta diventando anche un insegnamento questo per fare. Però è vero, mi ha detto proprio così. E nella vita vinto, combattete sempre, perché hai ascoltato, avevi capito che comunque nella vita funziona così. Abbiamo partito con in maniera totalmente negativa. Esatto, quindi siate positivi nella vita ragazzi e non mollate le prime difficoltà. Non fate come Tommy, che è tormentato. E soprattutto non giocate skill drain. esatto. E, va bene. No, dai, ringraziamo, dicevamo, infatti, Riccardo Gardi, Nacci Cipocchi, Shuffle Gaming. Mi è dispiaciuto non esserti, ma esserci, ma era il mio compleanno, stavo festeggiando al mare, quindi... vabbè, anche molto saluta. Esatto. Saluto tutti e complimenti a Silvio ancora. Niente, grazie ancora infatti al nostro morso, al TS World, a Alberto Cilluca, a Gunstorm, l'organizzazione, insomma, grazie a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.